16 marzo 1995, il Mississippi abolisce formalmente la schiavitù. La ratifica del 13° emendamento arriva 150 anni dopo la formulazione della legge per cui si batteva Abraham Lincoln, eletto presidente degli Stati Uniti nel 1860. Credevamo che tutti gli uomini fossero creati uguali ed i padri fondatori sapevano che gli schiavi erano esseri umani, ma scelsero di fingere che non fosse così. La scoperta dell'America aveva aperto una nuova era nella storia della schiavitù che divenne lo strumento più efficace per lo sfruttamento agricolo delle colonie europee oltreoceano. Alla metà dell'Ottocento, i 4 milioni di schiavi distribuiti sul continente rappresentavano solo una piccola parte di tutti coloro che in 3 secoli erano stati strappati ai loro paesi di origine in Africa. L'alta mortalità li aveva sempre decimati, sia durante il trasporto, sia nelle piantagioni. La prima vittoria degli abolizionisti avvenne nell'Impero Britannico con la proibizione, nel 1807, della tratta marittima. Seguirono l'esempio in pochi anni Paesi Bassi, Francia, Svezia, Portogallo, Stati Uniti e tutti gli stati dell'America centrale e meridionale, eccetto il Brasile. L'articolo 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, recita: «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma».